Un mese intenso ma anche importante, importante perché Sassari, essendo la seconda città più importante della Sardegna, ha molte opere da realizzare e anche molte attività da svolgere per far cambiare questa città, non solo per la delega che io ricopro come lavori pubblici, manutenzioni e politiche abitative, ma soprattutto a 360 gradi, perché siamo una giunta che ovviamente sta operando per proseguire alcune opere, alcune iniziative del mandato della scorsa amministrazione, ma soprattutto vogliamo rinnovare questa città. La vogliamo rinnovare cercando di dare subito delle risposte urgenti ai nostri cittadini. Oggi è stato anche un primo momento importante che ci porterà anche la prossima settimana in consiglio comunale a dibattere sulle linee programmate 2014-2020 della nostra amministrazione comunale. Linee programmatiche che prevedono appunto il cambio di rotta di questa città. Il primo dato è quello di dare subito risposte alle emergenze, le emergenze, esempio, sulle politiche abitative. Ci sono grandi sacche e grandi lacune su questo aspetto che dobbiamo subito dare delle risposte. Il mio impegno principale è proprio sul tema delle politiche abitative, il tema delle politiche abitative che ci sta portando in una direzione di avviare subito urgente con aria dei nuovi cantieri per la costruzione di nuovi edifici e di nuove abitazioni proprio per le persone che oggi vivono il problema della casa come problema di emergenza imminente. Secondo importante ragionamento che stiamo cercando di dare risposte a alcuni quartieri come il quartiere di Sant'Orsola, come il quartiere dell'Arte Dolce, del centro storico, cercando anche di dare risposte nel settore di luoghi vivibili, di una città che sia accogliente sia per i giovani e per gli anziani. Abbiamo tutta una serie di lavori per costruire nuove piazze e nuove realtà che ci possano dare una promozione di una città che sia anche una città accogliente e anche integrata. Terzo elemento, il tema dell'avvio nel recupero da settembre di tutte quelle realtà che oggi vivono un disagio di manutentivo, sia delle strade, dei marciapiedi e messa in sicurezza di alcuni siti. C'è molto da fare, ma siamo anche, e soprattutto essendo anch'io come assessore del Partito dei Sardi, siamo coloro che stanno programmando e progettando nuove opere per dare risposte concrete ai nostri cittadini.